d'alto monte, benzina speciale in mano. Vai con l'additivo. Come è andato, Ottaviano? Bene. Cosa vogliamo dire di questo slalom? Ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, sempre meglio. Stiamo migliorando anno dopo anno, quindi siamo davvero felici. Un grazie a tutti, a chi ha reso possibile questa manifestazione. Sono davvero tanti, quindi poi vi scriverò una lettera a tutti. Grazie. Altomonte è tanta roba. Io procedo subito con una premiazione che abbiamo imparato negli anni che dobbiamo fare all'inizio. Anche su questo abbiamo fatto scuola. E quindi qui vicino a me vorrei tutta la famiglia Berta. Devo dire che la mamma è più veloce delle sorelle. Velocissimo. Allora, manca il piccolo Lorenzo, che si è perso. Ok. Allora, questo è un altro momento che io ci tengo tanto, perché questa manifestazione è nata da un'idea mia, ma da un'idea di Ottaviano che ha voluto fortemente lo slalom qui, e poi ho avuto la fortuna, fatemelo dire, di conoscere tutta la famiglia Berta, persone veramente fantastiche che ci sono state vicine in questi giorni, ci sono stati vicino nei mesi precedenti, nelle settimane precedenti, una collaborazione effettiva, attiva, ma anche di fatto di pensiero e fatto soprattutto di una collaborazione di amicizia vera. E queste manifestazioni sportive devono creare anche questi momenti importanti, e lo sport deve unire, e in questo momento abbiamo bisogno di unione. E dobbiamo essere uniti, caro Ottaviano, per andare a ricercare gli obiettivi futuri, perché altrimenti non riusciamo da soli ad andare da nessuna parte. E questo calore me l'ha fatto, me l'ha trasmesso in questi giorni questa splendida famiglia che ci ha ospitato qui ad Altomonte in stretta collaborazione con ASA Casso Vicari e con il CR Team, che ha dato una collaborazione sul percorso e quant'altro, un'associazione creata da Ottaviano nel primo anno del allora mini slalom, e sta proseguendo. E questo premio speciale, per volontà di tutti quanti noi ideatori, è stato voluto ed è stato assegnato al vincitore della classe più numerosa. Quindi il trofeo Mario Berta quest'anno è assegnato al vincitore della classe RS 1150, Giacomo Frusto. Grazie quindi a voi per la presenza, e proseguiremo poi con la prevenzione, perché andiamo avanti adesso. Siamo gruppo speciale, gruppo S, classe S3, del Cosenza Corsa, terzo posto vogliamo Vincenzo Guaragna. Secondo posto, piloti per passione, Salvatore Liberi. Vince e dico io meritatamente della Crono Racing, il gruppo S3 e Ottaviano Berta. Aspetta,
lasciateci della. Gruppo S.